Inaugurato questa mattina a Castelnuovo Magra il nuovo centro riabilitativo per l'autismo, un deciso passo in avanti per lo sviluppo dell'inclusione sociale sul nostro territorio. L'obiettivo è quello di, in qualche modo, di riabilitare, cioè di ritrovare un posto nella società per queste persone, stabilizzare i progressi che sono ottenuti nel tempo e, diciamo così, negli anni a venire, quando diventeranno adulti, queste persone possono avere un reinserimento nella società attraverso il lavoro, un lavoro di gruppo, oppure addirittura, anche se protetto, un lavoro individuale. Questo credo sia l'obiettivo che abbiamo tutti e che ha questo centro. Qua si realizza la vera integrazione sociosanitaria per un percorso che credo porterà grande aiuto ai bambini, ai ragazzi, alle persone più adulte che hanno purtroppo questa patologia dello spettro autistico, che è molto impattante e molto significativa anche per le vite delle famiglie che accompagnano questi ragazzi. E credo che sia un bel modo di lavorare in sinergia, che noi accompagneremo come giunta regionale anche al di fuori di queste strutture dedicate, con 2 milioni di euro di coprogettazioni insieme al mondo del terzo settore, che speriamo nei prossimi mesi possano dare un supporto in più, evidentemente, ai tanti operatori che qua dentro da oggi inizieranno a lavorare. Un centro in cui i lavori sono iniziati nel 2020. Il Covid ha rallentato l'iter realizzativo, ma oggi finalmente siamo giunti al taglio del nastro. È una bella soddisfazione. I lavori, è vero, sono iniziati nel 2020. Il Covid davvero non ha certo agevolato in questi ultimi anni, però l'importante è essere arrivati a quello che consideriamo un traguardo, da un lato, perché comunque, diciamo, da domani il centro sarà operativo e potrà ospitare i primi bambini della fascia 0-6 anni. Però ecco, da qui noi vorremmo poi provare piano piano, con l'aiuto delle associazioni del territorio, e fortunatamente ne abbiamo molte, collaborare col centro per portarlo fuori, diciamo, dalle quattro mura, con tutto il rispetto per l'attività che saranno fatte lì dentro, ecco, però cercare di integrare il centro con il territorio di Castelnuovo, la nostra comunità. Ognuno di noi è diverso dall'altro. Tutti abbiamo una sensibilità unica e questo centro aiuterà dei ragazzi speciali a sviluppare tutte le loro potenzialità. Il nostro scopo è quello che queste minori, che in un futuro saranno cittadini a pieno titolo, possano inserirsi nel mondo lavorativo una volta finito, diciamo, l'iter scolastico. E questo centro, anche se è un centro prevalentemente dedicato ai residenti della Val di Magra, è un po' un centro sperimentale per poter sviluppare queste metodologie di intervento. Opereranno 2 neuropsichiatri, uno psicologo specialista in questo metodo, 2 educatori, 2 logopediste, 2 neuropsicomotricisti.